Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. La Pasqua si sta avvicinando e allora cuciniamo qualcosa di buono. Oggi prepareremo le scarcelle pugliesi, un dolce tipico pasquale del sud Italia. Io ho scelto questa ricetta perché è simile a quella che si fa a casa mia, dove si fa un dolce molto grande, un unico solo, con le uova sopra. Questi invece saranno dei dolcetti molto più piccoli, però procediamo subito e iniziamo con gli ingredienti. Ci serviranno 500 g di farina, 8 g di lievito, 150 g di zucchero, 100 g di latte, 100 g di olio d'oliva, la scorza grattugiata di un limone, un uovo, i diavoletti e gli arcobaleni a decorare le nostre scarcelle con un pochettino di latte e 4 uova a parte. Iniziamo subito perché qua mi sta già venendo l'acquolina. Alla nostra farina e al nostro lievito andiamo ad aggiungere la scorza grattugiata di un limone intero. Se potete sceglietelo sempre biologico, non trattato, e lo dico sempre io, scegliete pochi ingredienti ma di qualità, sempre. Da parte questo che non serve più, andiamo ad aggiungere lo zucchero tutto in una volta, cerchiamo di rompere questi grumi di zucchero un po' troppo grossi e ora aggiungiamo il latte e mescoliamo, cerchiamo di far assorbire un pochettino l'uovo. Per ultimo l'olio d'oliva. Aggiungiamolo poco alla volta, facciamo ben assorbire alla farina tutto. Non vi preoccupate perché poi ci trasferiremo su un piano da lavoro e finiremo di lavorare poi il nostro impasto. Se volete potete utilizzare anche uno spattitore elettrico con le fusa spirale, o se avete la planetaria potete utilizzare anche quello. Io ho fatto un esperimento prima e ho visto che anche lavorando a mano riusciva fuori, quindi l'impasto, quindi non ho ritenuto necessario utilizzare la planetaria. Finisco di impastare leggermente e poi mi trasferisco su un piano di lavoro. Finiamo pure di lavorare, cerchiamo di ottenere un composto liscio, amalgamando bene tutti gli ingredienti. Ecco qui, l'impasto è pronto, lasciatelo riposare adesso, io lo rimetto nella ciotola, ci metterò il nostro finaccio di cotone sopra e lo lasciamo riposare una mezz'oretta a temperatura ambiente. E poi formeremo le nostre scarcelle. Ah, e preriscaldate anche il forno a 180 gradi, mi raccomando. Tagliate dei pezzettini da 75 grammi ciascuno e formate un sassicciotto, un rotolino, chiamatelo come volete voi, di circa 30 cm. Ce ne serviranno 3 perché dovremo andare a formare una treccia per ogni scarcella. Eccoci qui, la prima è pronta. Continuiamo con un'altra. Procediamo con la seconda. Pinziamo l'estremità superiore e andiamo a formare una treccia, cercando di stare ben stretti con le nostre maglie. Pinzate con le dita anche l'estremità superiore e andiamo a chiudere a cerchio, cercando di andare a chiudere le due estremità. Appoggiamolo su un foglio di carta da forno. Procediamo così con tutte le altre. I nostri dolci sono pronti sul tavolo. Andiamoli a bagnare leggermente con del latte, appena appena,
gli arlecchini o gli aoletti. Se avete anche degli zuccherini a casa vanno anche più che bene. E in ogni scarcella va inserito un uovo. Continuiamo così anche con tutti gli altri. Le nostre scarcelle pugliesi sono pronte per andare in forno. Cuociono a 180 gradi nel vostro forno preriscaldato per 35-40 minuti. Mi raccomando, controllate bene anche voi la cottura del vostro forno e ci vediamo dopo per il risultato. Eccoci qui, le nostre scarcelle pugliesi hanno cotto per 35 minuti esatti a 180 gradi. Lasciatele intiepidire, anche raffreddare del tutto prima di gustarle. Anche l'uovo naturalmente è edibile, mi raccomando, non va sprecato nulla. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e mi raccomando, cliccate sulla campanellina sul canale YouTube, così ogni domenica riceverete la notifica che un nuovo video è pronto per voi. Ci vediamo alla prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.